Ieri sera, sulla spiaggia di Nerano, perla della costiera sorrentino-amalfitana nella provincia di Napoli, a Marina del Cantone, intorno alle 19, i carabinieri della stazione locale hanno trovato sulla spiaggia 16 persone. Si tratta di 14 uomini e 2 donne, di nazionalità afghana e irachena, probabilmente arrivati con 2 imbarcazioni, delle quali però non è stata trovata traccia. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche la capitaneria di porto e le autorità sanitarie. I migranti sono stati sottoposti a tutti i test del caso, compreso il tampone per rilevare eventuale presenza di coronavirus, e sono in corso le identificazioni. Una salumiera di Nerano, la signora Rosa del negozio Olgas Alimentari, ha appositamente riaperto il suo locale per fornire ai giovani migranti cibo e bevande, mentre il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha deciso di ospitare per la notte i 16 migranti nella Sala delle Sirene, in comune. Gara di solidarietà dei cittadini. Domani la gestione passa alla polizia di Sorrento, ha detto il primo cittadino di Massa Lubrense. La Lega, appresa la notizia dello sbarco dei migranti in penisola sorrentina, non ha esitato a commentare la notizia. Così il deputato campano del Carroccio, Gianluca Cantalamessa, ha commentato lo sbarco di questa sera. Sbarco di migranti pochi minuti fa a Nerano. Tutti uomini, tutti in salute. Presi per un pelo. Mentre il governo vi obbliga a stare in casa, mentre obbliga gli italiani ad indebitarsi per far mangiare i propri figli, altri giovani baldanzosi, gli ennesimi, questa sera mangeranno ottimamente e andranno a dormire in qualche albergo o nave da crociera, ovviamente a spese nostre. Cantalamessa ha concluso l'intervento con l'hashtag Shetammece, che in napoletano vuol dire svegliamoci. Intervistata da fanpage.it, la signora Rosa Esposito, la salumiera di Nerano che ha donato il cibo ai migranti, non è consapevole dell'impatto del suo gesto. Ero a casa, ho saputo che questi ragazzi erano arrivati, non si sa bene come, nella baia di Iranto. Noi siamo nella parte di sopra, sono arrivate le forze dell'ordine, abbiamo visto questi ragazzi seduti sul muretto. Il cibo? E l'acqua? Ma a me pare normale. Ma chi nega l'acqua e il cibo? Sono esseri umani e io sono un essere umano. Hanno mangiato in fretta, avevano molta fame ed erano stanchi. Il comune si è comportato bene, ha subito organizzato l'accoglienza, così come le forze dell'ordine. Questo lo posso dire? E quando le viene detto che il suo gesto ha fatto il giro d'Italia, la signora ha risposto: veramente? Che vi devo dire? Ma è stato un fatto così, è semplicemente che l'umanità ci deve essere. Niente di straordinario. E voi? Cosa ne pensate, lettori di Dissapore? Siete d'accordo con la signora Rosa? Fatecelo sapere nei commenti e se avete trovato interessante questa notizia lasciate un like e soprattutto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità firmata Dissapore.